Oggi provo a microjiggare questa zona con la speranza di prendere qualsiasi pesce abbia voglia di mangiare il mio giugulo da 15 grammi. Inizio con il jig più grande per poi abbassarmi di taglia del jig. Vediamo come va, le condizioni non sono perfette, c'è vento, il mare si sta alzando. Vi faccio le solite 2 ore, anzi 1 ora e mezza prima che faccia buio. Vediamo come va. Eccola! C'è! Che è? Cos'è? Che mangiata! Forse sugherello? Occhiata? Mangiata terribile! Un'occhiata bella! Guardatela, col jig da 15 grammi! Incredibile! Una mangiata assurda! Spettacolare! Scappotto al secondo lancio. Occhiata di ottima taglia con jig da 15 grammi, il giugulo, al secondo lancio. Le occhiate sono dei predatori voracissimi. Ora la slamo e ovviamente la rilascio. Sicuramente light è meglio che bombarder raglù, anche se è una tecnica che mi piace, quella della bombarder raglù. Light uno sente meglio gli attacchi. Occhiata molto decente, ottimo. Continuiamo. Un jig da 15 secondo me inizia a essere uno spinning non proprio ultra light, non è più un micro jig. Ecco, secondo me i micro jig, i micro metal jig arrivano fino a attacco, arrivano fino a 10 grammi sopra. Iniziamo a parlare di jig. Questo cos'è? Questo è roccia, purtroppo. Qui il fondale è basso e quindi il rischio c'è. L'ho rotto. Il lancio prima gioia, il lancio dopo rottura. Capita. Ok, abbassiamo la taglia del jig per cercare di incagliarlo di meno. 10 grammi, sempre giugulo, color sgombro, più o meno, sempre comunque naturale. Ancora non sono passato a rosa. Magari lo recupero un po' più sostenuto, a canna alta, per cercare di farlo incagliare di meno, anche se poi le occhiate le frego di meno. Vediamo, dai. Eccola, presa. No, slamata. Mamma mia. Che emozioni. Ho cambiato. Abbasso ancora di grammatura e metto un Hammer Jig Omorol Junior da 7 grammi. Adesso rientriamo appieno nella categoria dei micro jig, micro metal jig, perché quegli altri due per questo spot qui sì, erano stra efficaci ma troppo pesanti, quindi adesso vediamo con questo se ci danno. Speriamo che l'attività non si sia ridotta. Attacco. Eccola, c'è, con l'Hammer Jig. No, slamata? No, è semplicemente saltata fuori dall'acqua. Col doppio assist in testa l'ho fregata, perché avendo gli assist in testa lo incaio molto meno. Più piccola, ma pur sempre un'occhiata e
Andiamo con un altro lancio. Eccola! Sì! Che botte che danno! Questa è più bella. Questa è bella. Questa non vorrei perderla. Questa è bella. Ti portano la canna. Guardate che occhiatona! Mamma mia, che bestia questa! Questa è enorme, ragazzi. Questa è una padella. Questa è una delle mie occhiate sicuramente più grandi. E poi penso la più grande presa a light. Guardate che bestia. Spettacolare. Veramente, veramente bella. Ora la slamo. Guardate che bestia. Veramente grande. E adesso la rilascio. Vai. Bellissima. Con Hammer Jig da 7 con il doppio assist in testa. Adesso cerchiamo di prenderne altre. Mamma mia, che bestia! Sicuramente la più grossa che ho preso a micro jig. Magari fossero tutte così, sempre così. Danno delle botte in canna paurose. È un pesce che incomincia a diventare interessante. Eccola! No! Slamata! Era piccola! Ma com'è? Si è fermata l'attività dopo la big? Boh! Incredibile! I pesci sono strani, cazzo! 5 minuti fa mangiavano ad ogni lancio, adesso niente più. Magari quella grande che ho rilasciato è andata a dire alle altre di non mangiare esche artificiali. È incredibile. Andiamo nella zona Sugarello. Chi di voi si ricorderà il video in cui lo prendo alla fine della pescata? Io me lo ricordo bene, è stato abbastanza emozionante perché pensavo che era una spigola, ma anche il sugarello andava bene. Eccola, ce l'ho! Mamma mia, che botta! Un'altra occhiata bella. Quando pensavo fosse finita, un'altra bella occhiata. Non bella come l'altra, ma decisamente carina. Oh, stavo perdendo le speranze dopo aver preso la big, però l'attività si è ridotta tantissimo. Le botte che danno queste occhiate, poi con attrezzatura da light, sono incredibili. Anche lei non male come occhiata. L'assist mi permette di non incagliare. Grande, bella pescata. Bellissima pescata. Due importanti considerazioni emergono da questo breve video con tante emozioni. Una è che l'attività dei pesci si organizza in finestre temporali piuttosto ridotte, in cui mangerebbero qualsiasi cosa, dal jig da 15 grammi a un jig da 7, con dimensioni appunto molto diverse tra loro, e poi periodi in cui uno può lanciare, può fare 1000 recuperi diversi e non vede un attacco. L'altra cosa importante di questo video è che ho preso sicuramente il mio record a micro jig di occhiata, un'occhiata maestosa, bella, che mi ha fatto divertire molto, ma anche le altre non sono state da meno. Ho preso un po' tutte le taglie di occhiate, 4 pesci, 4 taglie diverse.
Con questo noi ci rivediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e niente, ciao.